Ciao, sono Max Gaetano, questo è il terzo video su Homo Tropicus, i due tomi, il libro diviso in due tomi, Homo Tropicus di Fabrizio Dresda, con 250 pagine di bibliografia e tutta questa bibliografia. Allora, parliamo dei primi due video, erano video così di presentazione del libro, adesso cominciamo a fare sul serio. Parliamo della dieta carnista, il caso Inuit, per esempio. C'è un paragrafo dedicato al caso Inuit. Già cominciamo con le citazioni. Fodor e altro 2014, la dieta con prevalenza di carne è la peggiore dieta che possa esserci per la specie umana, che contraddice qualsiasi raccomandazione persino della stessa scienza nutrizionale istituzionale. Gli studi sul tema sono stati finanziati dai produttori di carne, quindi figuriamoci, beh, in realtà rientra nella tipologia orwelliana del mondo attuale. Nonostante questo, questi studi confermano che la carne non è alimento idoneo alla specie umana. Addirittura, si è visto che chi ha provato a cibarsi prevalentemente di carne magra ha avuto, dopo pochi giorni, problemi di vomito, diarrea, costipazione e debolezza. E aggiungendo la carne grassa, si è scivolati poi nella chetosi, dato che gli zuccheri erano molto bassi. Durante la dieta con carne grassa, i soggetti ebbero anche attacchi di polmonite, gingivite, disturbi gastrointestinali, faringite. Questa dieta comportava un lento scivolare nella chetoacidosi metabolica subclinica, con un aumento dei corpi chetonici escreti dalle urine. Inoltre si riscontrava una carenza di calcio dentario, scomparsa di batteri benefici, Acidophilus, Enterococcus, Streptococcus, e comparsa di patogeni, di batteri patogeni come il coli e altri. Vi fu una produzione di urea e di escrezione di azoto. Un aumento del metabolismo del 5%, che è tantissimo, vuol dire un accorciamento della vita, un accorciamento dei telomeri e tutta una serie di conseguenze. Il metabolismo elevato consuma un sacco di energia. Vi fu un enorme aumento della lipemia e del colesterolo. I reni si notò un'alternanza di iperfunzionamento e di ipofunzionamento, tanto che risultavano necessari fino anche 2 litri di liquidi inorganici, cioè di acqua inorganica, per metabolizzare la carne assunta. Lieb, McCallan ed altri. Perché parlo di questo? Perché sono molto reclamizzate attualmente le diete cosiddette low carb. Si tratta di diete a basso contenuto di carboidrati, alto contenuto di grassi e proteine animali. Queste diete sono nutrizionalmente fortemente inadeguate e antifisiologiche, scrive Dresda, tanto da essere considerate notevolmente contrarie perfino alle indicazioni nutrizionali onnivore promulgate dalle agenzie governative e da organizzazioni non governative, American Dietetic Association, American Heart Association, American Diabetes Association, American Cancer Society, Friedman e altri 2001. Addirittura vengono proposte come diete dimagranti. In realtà non sono una soluzione idonea per dimagrire. Infatti comportano un deficit nutrizionale importante di vitamine A, C, E, acido folico e minerali, magnesio, calcio, selenio e diversi problemi fisiologici come disidratazione, disturbi cognitivi e disturbi cognitivi nelle diete carniste sono molto pesanti. Disordini metabolici, per esempio ipercolesterolemia, ipoglicemia, urolitiasi, osteoporosi, acidosi metabolica, immunodepressione, cioè un abbassamento del sistema immunitario, e maggiore suscettibilità alle infezioni. Butler 2004, Crowe 2005. Dresda prosegue citando Camp del 2011, in cui lo studio spiega che una dieta con un alto apporto di proteine animali e grassi saturi e colesterolo è altamente tossica. Invece alcuni paleodietisti per carnisti, scrive Dresda, indicano nei cacciatori e raccoglitori attuali, ancora di più negli omini
Negli omini tardo paleolitici, un esempio da seguire per il loro reale o presunto elevato consumo di gran lunga superiore persino a quello già alto dell'americano o della cimentale medio. Nonostante tutto, i paleodietisti indicano però nella carne di animali selvatici più povera di grassi rispetto a quella domesticata un alimento più salutare, Eaton 88. Tra le popolazioni indigene, alcune effettivamente avevano una dieta ipercarnista. Tra queste, spiccava su tutte quella degli Inuit, che in realtà sarebbero le popolazioni, adesso è anche spiegato, che seguivano una dieta centrata principalmente sulla carne per evidenti ragioni ecologiche, cioè abitando in un ambiente prossimo al circolo polare artico, non potevano avere accesso, se non per una brevissima estate, a alimenti vegetali come quelli in Groenlandia e Alaska. Ed è come mettere un orso polare all'equatore e poi dirgli: no, guarda che tu devi vivere qui perché i tuoi nonni vivono qui, quindi devi vivere qui per una tradizione culturale e per tradizione. E quello, cioè, ti manderebbe a fare il culo l'orso polare se gli dici di stare all'equatore. Comunque, andando avanti, in realtà sono quelli che vengono chiamati eschimesi, ma agli Inuit non piace essere chiamati eschimesi, considerano un dispregiativo. Nonostante un regime di questo tipo comporta importanti conseguenze fisiopatologiche. Per esempio, la dieta degli Inuit risultava povera di frutta e verdure, povera della fondamentale vitamina C, tanto da potersi delineare una carenza clinica prescorbutica, generalizzata con tutte le conseguenze del caso. Geraci e altri. La dieta Inuit aveva tutte le caratteristiche che una dieta non dovrebbe avere, era povera di glucidi, cioè zuccheri semplici, quelli della frutta. Vitamina C, acido folico, magnesio, calcio, fibre, mentre presentava eccessi di grassi, proteine, ferroeme, retinolo, colecalciferolo, selenio. Questi studi sono di Hopping e altri, con Lane e altri, Sharma e altri. E vi è anche una nota, uno studio del 47 del Dipartimento della Salute dell'Alaska ha dimostrato che l'acido ascorbico è notevolmente carente nelle diete native, nel plasma degli eschimesi, su 117 determinazioni di acido ascorbico nel plasma degli eschimesi, 96 erano state valutate deficienti, 16 discrete, praticamente tutti deficienti. L'assunzione della vitamina, quindi sporadica, poneva il livello di assunzione pari bassissimo a 30 mg di geraci e altri. Veniamo al succo. Anche se alcune patologie sembravano meno diffuse, le malattie cardiovascolari e arteriosclerotiche non erano come si era supposto rare tra gli eschimesi o gli indiani dell'Alaska. Gottman, in particolare, l'arteriosclerosi era già diffusa anticamente, Finch, ed aumentava la sua incidenza con l'avanzare dell'età, così come nelle altre popolazioni civilizzate, Mid-Out. Né le indagini epidemiologiche né le basi teoriche giustificavano l'affermazione più volte sbandierata di una più bassa prevalenza di malattie cardiovascolari. Infatti, le malattie cardiovascolari, per esempio l'ictus, sembravano addirittura presenti in percentuali superiori a quelle delle popolazioni americane e canadesi caucasiche, cioè i bianchi. Tra l'altro, notoriamente seguace di una dieta disastrosa con percentuali di affezioni patologiche superiore alla media occidentale. Allo stesso modo, il cancro affliggeva gli eschimesi già prima del contatto di un secolo fa con la civiltà, Eaton e altri. Per esempio, gli Inuit dell'Alaska e del Canada sembravano più inclini di altri nordamericani, primariamente al cancro all'esofago e al fegato. Anche la distribuzione dei tipi di cancro tra gli Inuit della Groenlandia differiva da quella della popolazione danese. La Groenlandia appartiene alla Danimarca. Ma l'incidenza totale del cancro era della stessa entità, Croman e altri. Gli Inuit erano soggetti ad osteoporosi per squilibrio acido-base, zuccolotto, in quanto una dieta carne fortemente acidificata, McClellan. Infatti, il tasso di perdita di massa ossea ha un esordio più precoce ed è più rapido e intenso. Mazes e altri. Inoltre, vi erano patologie molto più diffuse, come l'apoplessia, l'epilessia, le infezioni, le malattie respiratorie, le emorragie cerebrovascolari, le neoplasie e da buoni cacciatori carnisti anche
diffuse la morte violenta, Croman e altri, Middaut. Il consumo di carne cruda, tanto più se gli animali carnivori, come orso e tricheche, quindi già è deleterio quello di animali erbivori, figuriamoci quello di animali carnivori, li esponeva a numerosi parassiti, per esempio trichinellosi, moller e altri. D'altronde una dieta carnea è tossica anche per gli stessi animali veramente carnivori, che non a caso tendono a estinguersi più velocemente, per la tossicità della loro dieta, nonostante rispetto ad altri animali presentino una maggiore espressione dei geni connessi alla riparazione del DNA, Kim e altri. Figuriamoci l'idoneità di una simile dieta per gli esseri umani. Infatti, gli Inuit presentavano una mortalità persino superiore agli stessi americani, che hanno notoriamente una delle diete peggiori al mondo, Middaut. Tanto è vero quello che dice Dresda, citando tutti questi studi, che ormai è acclarato che gli orsi, che mangiano i salmoni, quando arriva la stagione delle bacche, mangiano solo bacche. Si è verificato che si è prolungata la stagione delle bacche a causa di un anticipo o un ritardo, e hanno continuato a mangiare solo bacche. Questo è semplicissimo, deriva dalla fisica. Gli animali lo sanno intuitivamente. Tutte le attività che fa un essere vivente, in particolare la nutrizione che dovrebbe darti l'ATP, non dovrebbe toglierti ATP attraverso la digestione, attraverso uno scompenso metabolico, attraverso delle infiammazioni e attraverso tutte le alterazioni che porta un cibo tossico. Gli ATP dovrebbero derivare da quello che mangi e la loro digestione e tutto quello che va a interagire con il corpo dovrebbe portare via pochissimi ATP. ATP è l'adenosina trifosfato, è l'energia. Ora, guarda caso, anche tutti gli animali che comunque vanno attraverso il procedimento della glicolisi che si basa sul fruttosio e sul glucosio, cercano la minima energia, cercano di spendere la minima energia per ricavare energia, per ricavare la massima energia. E quindi sanno benissimo anche loro che con la carne devono spendere un sacco di energia in autoriparazione del DNA, in tutta una marea di complesse situazioni. Mentre con il glucosio e il fruttosio della frutta sanno benissimo che acquisiscono il massimo dell'energia spendendo il minimo dell'energia. Quindi non c'è solo il caso degli orsi, ci sono anche degli orsi che non mangiano salmone e mangiano le bacche, ci sono gli orsi che quando c'è il periodo delle mele mangiano le mele, e tutti questi animali cosiddetti carnivori che in realtà se possono mangiare la frutta, mangiano la frutta. Molto semplice.